Ho una figlia di 5 anni, 5 anni è un'età straordinaria della vita umana perché i bambini sono quasi degli esseri umani. Ogni tanto usciamo insieme, siamo andati a mangiare una pizza qualche sera fa e eravamo io e lei e c'erano delle tovagliette di carta sul tavolo. Lei stava giocando con dell'acqua nel bicchiere, le cade dell'acqua sulla tovaglietta, prende il tovagliolo, l'asciuga e fa un buco nella carta e vedo che cerca di ripararlo col pollicino, soltanto che la carta è completamente imbevuta d'acqua e quindi diventa sempre più grande... A un certo punto si arrende e dice: vabbè, sto cercando di accomodarla, ma peggiora sempre. Amore, questa è la perfetta definizione della vita. Ben arrivata! Sto cercando di accomodarla, ma peggiora sempre. Una dura lezione per i suoi 5 anni. 5 anni, i bambini cominciano a farti delle domande che sono in grado di metterti in crisi, farti rivedere il modo in cui hai letto il mondo fino a quel momento. È da quando è nata che io aspettavo di rispondere ai grandi quesiti. E poi finalmente il giorno è arrivato, si è avvicinata, aveva una luce negli occhi, mi sono emozionato. E mi ha detto: babbo, che cos'è l'alluminio? Perché mi devi rompere i coglioni con questa domanda del cazzo? L'alluminio. Quando hai finito di mangiare, sono gli avanzi, li metti sopra l'alluminio, lo metti nel frigo. Come, dove viene? Dalla Coop, viene dalla Coop, ci sono i rotoli alla Coop. Non c'è nessun prima della Coop. Si materializzano direttamente alla Coop. Altra domanda del cazzo sull'alluminio? Da dove vengono i bambini? Qual è lo scopo della vita? No, l'alluminio dovevo pensare, vaffanculo. Rovinato la giornata perché va incazzare passare da ignorante, specialmente se è una bambina di 5 anni che mi fa passare da ignorante. Passa qualche giorno, torna, stessa luce del cazzo negli occhi, mi dice: ho una domanda, sentiamo. E mi chiede: perché vengono i terremoti? Sottoterra, no? Ci sono le placche tettoniche. Prima c'è una cosa che si chiama la deriva dei continenti, che inizia con la Pangea. Sono tornato al liceo, vaffanculo, che cazzo è? Non lo so perché vengono i terremoti, sono un geologo, non lo so. I terremoti vengono perché la gente bestemmia. Quando il babbo tira una Madonna a Giacarta viene giù un condominio. Terremoti, mio, perché mi fai queste domande? Devi diventare un ingegnere? Non ci sono ingegneri nella nostra famiglia e si rispettano le tradizioni, quindi laurea in filosofia, poi cassiera alla Coop, usai tutto l'alluminio che serve, vaffanculo. Io devo scoprire a 36 anni che non so un cazzo di niente. Sono 10 anni che sono abbonato all'internazionale, cara mia bambina fascista di merda. Fammi le domande giuste. Chiedimi come si risolve il conflitto israelo-palestinese. Te lo dico, lo so, lo so. Come si risolve il conflitto israelo-palestinese? Si sterminano i palestinesi, è molto semplice. È un modo, non è un bel modo. C'è un altro modo. Si sterminano gli ebrei, però se non vi avviene un cazzo non è che si possa fare molto. Sono andato da mia moglie e le ho detto: guarda, bisogna che la bambina cominci a guardare molta più televisione perché sta rompendo veramente le palle. E vaffanculo sti giochi montessoriani del cazzo! Perché non c'è una Barbie? La bambina non ha una Barbie? E mia moglie ha detto: no, la Barbie no, perché promuove un ideale di corpo femminile irrealizzabile e un comportamento consumista e anarcocapitalista. Ho detto: la Barbie? Prevedi che farà anche un gol militare nel breve periodo? E mia figlia mi ha tirato la maglia e mi ha detto: babbo, che cos'è un gol militare? È quello che ti sta per succedere se non ti levi immediatamente dal cazzo. Sono uscito, ho comprato 18 Barbie. Lo sono messo in un cinturone. Tutte le volte che mia figlia si avvicina gli lancio una lontanissima: vai a prendere la Barbie, amore, vai a prendere la Barbie. In realtà non le volevamo comprare la Barbie perché non ci piaceva, ma gliel'abbiamo comprata perché ha insistito molto. E questo è quello che fa un genitore responsabile: se tuo figlio insiste molto, gli dai quel cazzo che vuole, vai avanti con la tua vita. E l'abbiamo portata a casa. Quando è entrata, ha visto la Barbie, si è messa a piangere ed è stato bellissimo perché i bambini non sono... Oggi non sono grati di un cazzo, mia figlia ha 700 volte le cose che avevo io da bambino. Io da 0-5 anni avevo una batteria per auto scarica, ok? Questa era mia. Si è messa a piangere, l'ho presa in braccio, ho detto: amore, perché piangi? E lei mi ha detto: per la Barbie? E ho detto: perché sei felice? E lei mi ha detto: no, perché promuove un ideale di corpo femminile assolutamente insensato. È così. Thank you.